Bassi maestro sul beat, l'incredibile Fabio B alle produzioni, vero hip hop nel posto. Oggi ho preso una penna e ho cominciato a scrivere. Senti. Caro Bax, è un po' che non ci sentiamo. Ti scrivo perché è un po' che non parliamo, un po' che non ci sediamo. Ti ho visto un tot preso quest'anno passato. Il tempo vola, tanto in fretta che hai fallito e non l'hai catturato. Mancano pezzi in questo puzzle gigante. Forse hai perso la scatola e l'hai lasciata in mezzo a tutte le altre. Ti seguo ormai da 20 anni, ancora mi chiedo cosa ti spinge, se hai ancora voglia, se è ancora vero. Coi tuoi colleghi all'avventura, giganti in una miniatura, coi tratti di una caricatura. Lo so, fa parte della tua natura, anche da grande. Tu non puoi mettere da parte la musica e l'arte. Dovresti ascoltare tuo padre. Saranno 15 anni che ti dice di fare un pezzo più commerciale. Vuoi finire a festeggiare in una villa? O a mettere dischi in una cantina assieme a 4 pirla? Parlo a me stesso adesso, sai bene quanto valgo. Quando rincasi all'alba, quando sali su un palco, quando festeggi un altro fottuto compleanno. Scegli te stesso e come i vecchi mi ti raccomando. Oggi scrivo una lettera a me stesso e voglio essere onesto con me stesso. Dove andrai? Dove sei stato? Cosa ti è successo? Ieri, domani, adesso, il segreto del successo. Oggi scrivo una lettera a me stesso e voglio essere onesto con me stesso. Da che parte sto? Come vivo? Cosa sento? Cosa provo con 20 anni di rap dentro? Sei sempre a cagarmi il cazzo, ma ti stimo. È solo grazie a te che ho sempre fatto tutto da solo e per primo. Fin da ragazzo ero convinto che avrei vinto, che avrei schiacciato questo mondo e l'avrei ridipinto. Più volte mi sono trovato affamato, poi ho preso la mia vita in mano, l'ho rimessa da capo. Prima ho avuto più di un capo, poi da sottomesso mi sono rimesso a capo di me stesso. Non ci avresti scommesso, ma io sì. Guadagnarmi il tuo rispetto, uno stipendio facendo l'MC. Ma l'Italia non mi aspetta, l'Italia non rispetta. Infatti non ho niente da spartire con chi sta in vetta. Non sarò mai lassù, non ho svoltato una carriera, un carrera, ma sono quello che ha fatto di più. Si dice sempre fossi nato oltre mare, ma chi mi dice che a New York non sarei morto di fame? Sono fiero di me stesso, di mia figlia, della mia famiglia. Fiero di rappresentare il vero anche in un'altra lingua. Se io lo faccio, poi gli altri lo fanno, e la tua lettera la straccio, scrivimi tra un anno. Oggi scrivo una lettera a me stesso e voglio essere onesto con me stesso. Dove andrai? Dove sei stato? Cosa ti è successo? Ieri, domani, adesso, il segreto del successo. Oggi scrivo una lettera a me stesso e voglio essere onesto con me stesso. Da che parte sto? Come vivo? Cosa sento? Cosa provo con 20 anni di rap dentro? Yeah! Cactini sul micro, Fabio B, ti vedo bro. Peace and I'm out.